Buonasera a tutti, grazie per l'introduzione e per l'invito. Io rispondo sempre favorevolmente a questi inviti perché come studioso credo che sia per noi doveroso mettere a disposizione della collettività quelle che sono le nostre conoscenze. Oltre a quello che è già stato detto nell'introduzione, giusto perché si sappia con chi state parlando, vi dico che sono di Reggio Emilia, sono nato a Reggio Emilia, mi sono laureato a Parma nel 91, ho fatto il dottorato di ricerca al Politecnico di Milano, poi il primo ruolo l'ho avuto all'Università di Ferrara e poi dopo sono venuto all'Università di Modena e Reggio Emilia. Si mette a posto, si è benissimo. Ecco, qua l'intervento ha un titolo che mi è stato giustamente assegnato. Ecco, vorrei precisare subito che la dimensione dell'invaso e anche la effettiva realizzazione dell'invaso alla fine sarà una scelta politica. E in qualche misura è evidente che i decisori regionali, nazionali, hanno avuto un mandato proprio a livello politico per prendere le decisioni ed è in qualche misura giusto in un processo democratico che siano loro a prendere le decisioni. E altrettanto è per me normale che vengano considerati comunque in questo processo decisionale gli aspetti tecnici, gli aspetti scientifici, e quello che io vi presento è semplicemente un punto di vista di uno studioso che è 30 anni che si occupa di idrologia, che ha preso i dati disponibili e ha fatto delle analisi che sono naturalmente ripetibili ed è arrivato a dei risultati, a delle conclusioni. L'intervento riguarda alcuni temi che sono in qualche misura anche originali forse. Questo anche perché io attraverso una serie di interventi, è interessante, ho da poco tempo, dal 2017 di invasi, insomma, anche io ho modo di migliorare le mie riflessioni e di andare avanti, quindi mi piace negli interventi cercare di dire sempre qualcosa di nuovo, anche perché sono il frutto delle mie riflessioni proprio ottenute attraverso la ricerca, ma anche il confronto con la collettività. E il primo punto è la rilevanza, cioè è perché stiamo parlando di un invaso in Valdenza? È un problema rilevante. Perché è un problema rilevante? Non lo do per scontato io. Così come quando ho avuto l'incarico per studiare un invaso da Morano, la prima cosa che ho detto è: io non so che risultati vado a ottenere. Seconda cosa, una delle funzioni principali degli invasi è quello dello stoccaggio idrico. Questo è stato già richiamato per diversi usi, lo diremo durante la presentazione. Un altro uso molto importante è quello del controllo delle piene. I serbatoi servono per mitigare il rischio alluvionale a valle. Anche su questo entreremo con quello che secondo me è importante conoscere. È stata nominata la produzione di energia elettrica, in questo caso si parla di idroelettrico, e l'attenzione, oltre che su quello, verrà posta in questo intervento anche sullo stoccaggio idroelettrico, che è qualcosa che si è sempre fatto fino dagli anni 20, anni 30, ma rimane un problema ancora molto importante e, se vogliamo, irrisolto con altre metodologie. E poi, ecco, forse questa è la parte che caratterizza di più questo intervento, sono gli aspetti ecologici, perché io ho notato, come voi, che si crea, come su tante cose, quasi una contrapposizione fra chi vede di buon occhio la costruzione di un invaso perché è un'opera che indubbiamente produce il reddito e chi invece vuole tutelare gli ecosistemi naturali, il nostro ambiente naturale. Ora, io sono profondamente convinto che l'invaso della Valdenza avrebbe un impatto fortemente positivo proprio sugli ecosistemi naturali e cercherò di spiegare il perché. Infine, la sicurezza, ecco, sotto diversi aspetti, sicurezza idraulica ma anche altri aspetti di sicurezza. Per esempio,
non avrò nessun problema a richiamare proprio anche un altro tema ricorrente, che è quello della paura che una diga possa crollare, che si possa avere un disastro, come è avvenuto nel Vajonte, di cui abbiamo il 60° fra pochi giorni, e come recentemente abbiamo avuto anche in Libia. Però, ecco, anche lì cercherò di dire quello che è la mia opinione, quello che è il mio punto di vista tecnico. E poi le conclusioni non sono vere conclusioni, sono riflessioni conclusive che io vi propongo anche con l'idea di avere un ritorno e una discussione insieme a voi. Io sono un idrologo. L'idrologo studia anche costruzioni idrauliche, naturalmente, però il mio raggruppamento disciplinare si chiama costruzioni idrauliche e marittime e idrologia. La mia ricerca principale la svolgo nel campo dell'idrologia. Il ciclo idrologico è qualcosa che noi studiamo dalle scuole elementari addirittura, ma dal punto di vista quantitativo e matematico, fisico-matematico, viene studiato praticamente dal terzo anno o quarto anno di ingegneria in poi e soprattutto nella facoltà, nei dipartimenti di ingegneria civile e ambientale. In questo, nel ciclo idrologico è quello che muove la stessa quantità di acqua da milioni di anni, quindi non c'è acqua che viene persa, non c'è neanche una variazione, la variazione è veramente minima dovuta alle acque vulcaniche. Si compone il ciclo idrologico di immagazzinamenti naturali e di flussi idrici di scambio. I due immagazzinamenti principali sono nei ghiacciai e anche nelle calotte polari a scala globale, ma se guardiamo per esempio come vogliamo fare il sistema pianura padana, gli immagazzinamenti maggiori sono sui ghiacciai e nevai e nelle acque sotterranee. Sotto i nostri piedi noi abbiamo i mezzi porosi costituiti dal suolo, che sono in parte riempiti d'aria e in parte riempiti d'acqua. Sotto un certo livello, che è il livello della falda freatica, tutti gli spazi vuoti sono riempiti di acqua. Questo è il secondo grande immagazzinamento. E poi abbiamo i flussi idrici, la precipitazione, lo scorrimento superficiale, la traspirazione, che può sembrare qualcosa di non rilevante parlando di, invece è fondamentale, per diversi aspetti. Prima di tutto la traspirazione è quel processo per cui le piante prendono l'acqua dal suolo, la trasferiscono alle foglie e la liberano in atmosfera. Una pianta per produrre prodotto vegetale di buona qualità, di buona quantità, deve traspirare, quindi fornire all'atmosfera il vapore acqueo per quello che è la domanda atmosferica evaporativa. Tutto quello che chiede l'atmosfera deve essere trasferito. Ci torneremo su questo punto anche. Ecco, quindi perché il ciclo idrologico è importante? Perché se noi diciamo costruiamo un vaso a vetro, questo invaso deve interagire con l'ambiente circostante, col ciclo idrologico, e come cercherò di far vedere presto, deve considerare un ciclo idrologico anche a una scala molto più grande di quella che è il bacino di vetro, secondo me. Qua non mi dilungo molto naturalmente, cerco di stare nei 40-45 minuti del cerco. Però se uno analizzasse in dettaglio queste di lucido, vedrebbe che proprio sul pianeta Terra gran parte dell'acqua è salata, l'acqua dolce è in minima quantità, di questa parte minima di acqua dolce la grande quantità è nei ghiacciai e nelle calotte polari, l'altra quota parte è nel sottosuolo, nelle falde acquifere, e la parte superficiale, vedete, questa è la porzione di acqua dolce superficiale e quindi sarebbe un 1,3% del 2,5% del totale. Ecco, questa è l'acqua dolce superficiale. A sua volta questa è in gran parte nei ghiacci e nelle nevi, nei laghi, nelle paludi e una parte minima è nell'atmosfera e vedete nei corsi d'acqua c'è uno 0,46% dell'1,3% del 2,5%, quindi una percentuale veramente irrisoria sul totale. Però se uno guarda il volume di immagazzinamento ha una visione molto parziale di quello che è il ciclo idrologico. Per quale motivo? Se noi consideriamo
questi flussi idrici, vediamo che abbiamo 100 parti di precipitazione, 424 parti di evaporazione dagli oceani che ritornano in gran parte degli oceani per precipitazione, 39 parti si muovono, evaporazione per 61 parti e un ciclo chiuso. Guardate questi due numeri, su 100 parti di precipitazione, 38 parti che è il ritorno dalle terre emerse agli oceani arrivano come scorrimento superficiale e una parte come flusso sotterraneo. Allora, bisogna capire la differenza fra flussi idrici e immagazzinamenti. Come stoccaggio, gran parte dell'acqua è nel sottosuolo, ma la velocità di movimento dell'acqua nel sottosuolo è anche un milionesimo della velocità di scorrimento dell'acqua superficiale. E quindi la disponibilità idrica superficiale in realtà non è così irrisoria come uno potrebbe pensare guardando il volume. Quando si parla di disponibilità idrica, il primo dato che si deve considerare è la precipitazione annuale. Vedete che da punto a punto, questo è un attimo, vale come emblematico, da punto a punto del pianeta Terra abbiamo disponibilità idrica di precipitazione completamente diverse. Si passa da certi deserti dove si ha 0,1 mm all'anno di precipitazione, quindi praticamente piove una volta ogni tanto, ogni parecchi anni, a zone in Nuova Zelanda oppure in certe parti dell'India, dove ogni anno si accumulano 12.000 mm di precipitazione. Nella nostra area siamo sugli 800 mm all'anno. Qua, ecco, vi dico, la prima cosa che non è, diciamo, comunemente condivisa, diciamo così, la precipitazione annuale ha una variazione d'anno a anno, ci sono degli anni che si piove di più e degli anni in cui piove meno, ma se noi analizziamo come abbiamo fatto 100 anni di osservazione e facciamo delle analisi quantitative basate su dei test statistici, vediamo che non c'è nessuna variazione. Quindi il cambiamento climatico esiste, ma non ha effetto sulla precipitazione annuale. Abbiamo la stessa disponibilità idrica in termini di precipitazione oggi rispetto a 100 anni fa. Il secondo punto riguarda la variabilità della precipitazione durante l'anno. E questo è nell'esperienza di chiunque nella sala, e si riferisce questa analisi proprio al bacino idrografico del torrente Enza, chiuso a detto. Noi abbiamo due barre qua, quella blu, spero che sia blu, se sbaglio il colore me lo dite, e l'altra dovrebbe essere verde. La barra blu indica l'altezza media mensile di precipitazione basata su 100 anni di osservazioni, quindi su dei dati oggettivi, osservati, inequivocabili. La barra verde rappresenta la domanda atmosferica evaporativa, quanto mi chiede l'atmosfera. Voi vedete che nei mesi autunnali la precipitazione è molto abbondante e molto superiore rispetto alla domanda atmosferica evaporativa. Questo capita anche nei mesi invernali, mentre nei mesi estivi, quelli di crescita della vegetazione, giugno, luglio, agosto, forse anche settembre, forse anche maggio ora, lì abbiamo che la domanda atmosferica evaporativa è molto maggiore rispetto alla precipitazione. Quindi, già da questo, perché anche qua qualcuno dice non siamo in grado di calcolare il fabbisogno della Valdenza. Secondo me non è del tutto corretta questa affermazione. Cioè, non siamo in grado di calcolare con esattezza quali sono i prelievi in Valdenza delle acque superficiali, soprattutto delle acque sotterranee, dove ci sono pozzi che prendono acqua e sono censiti, altri pozzi prendono acqua e non sono censiti. Ma il fabbisogno lo possiamo calcolare considerando quello che vi ho detto anche prima, la domanda atmosferica evaporativa, che dipende dall'atmosfera, dipende da tre grandezze: la radiazione solare, l'umidità dell'aria e la velocità del vento. In base a questi io so quanto chiede l'atmosfera. Se voglio coltivare in Valdenza come in qualunque parte del mondo, io devo garantire che la pianta abbia acqua per traspirare al tasso potenziale. E quindi sulla base delle caratteristiche geofisiche dell'atmosfera, io riesco a calcolare qual è il fabbisogno
di un bacino irriguo. Si capisce da questo grafico comunque che se abbiamo come naturale una scarsità idrica rispetto ai requisiti d'estate e abbiamo un'abbondanza invece idrica che travolta diventa una sovrabbondanza che determina alluvioni in novembre, l'unico modo classico per risolvere questo problema, questa disparità, è di prendere l'acqua di novembre o dei mesi invernali e di portarli alla stagione estiva. E per fare questo il metodo classico delle costruzioni idrauliche scritto in tutti i libri del mondo è quello di costruire degli invasi. Non c'è un'altra motivazione. Gli usi. Ecco, gran parte dell'uso è per irrigazione o uso industriale. L'uso pubblico nelle città, abbiamo parlato prima di usi plurimi, è relativamente minore, però due cose voglio dire a questo proposito. Uno, vedete qua la distinzione tra uso consumativo e non consumativo. Vi ho detto prima che il ciclo idrologico è lo stesso da milioni di anni, quindi l'acqua rimane quella. Con l'uso consumativo significa che io prendo l'acqua e la porto all'atmosfera. Per esempio con l'irrigazione, prendo l'acqua dal suolo, la pianta traspira e quell'acqua lì non è più al suo sistema terra. Tornerà, ma per adesso l'abbiamo persa. Se invece prendo l'acqua per la produzione di energia elettrica, faccio girare la turbina, a valle della turbina posso usare quell'acqua anche per l'alimentazione umana. Quindi l'uso è consumativo o non consumativo, però ecco. Uso consumativo non significa spreco, prima di tutto perché la produzione vegetale è quella che alimenta noi stessi e anche gli animali e tutto il ciclo vitale. Seconda cosa, questa è una cosa un po' fine che però voglio menzionare, quando la pianta traspira produce un fortissimo impatto benefico sulle onde di calore. Per quale motivo? Così, per quale motivo anche nel nostro PNRR si parla di riforestazione o forestazione urbana? Se noi ci mettiamo sotto una pianta d'estate abbiamo l'ombra e stiamo meglio, questo lo capiamo. Ma non è quello l'effetto. L'effetto è che la radiazione solare, che in estate può arrivare anche a 1000 watt a metro quadro, quindi un'energia enorme, se c'è la pianta che traspira, viene spesa in gran parte nel flusso di calore latente, cioè nel passaggio di stato. E questo flusso di calore latente si chiama così latente perché non produce il riscaldamento dell'ambiente. Sì. Mentre il flusso di calore sensibile è quello che produce il riscaldamento. Quindi per spiegare su questa cosa che è importante, la ripeto in altri termini, se io ho un terreno secco, completamente secco, tutta la radiazione solare viene spesa nel riscaldamento dell'ambiente. Se ho un terreno bagnato con la vegetazione, la parte del flusso di radiazione solare che fa passare di stato da liquido a vapore viene spesa nel flusso di calore latente e non nel flusso di calore sensibile, non riscalda l'ambiente. Quindi questo è un effetto notevole che noi possiamo avere sulla mitigazione di uno degli estremi climatici che è il problema delle onde di calore. Ecco, quindi questo uso pubblico, attenzione, perché questo è un grafico classico, un testo molto valido e classico, potrebbe aumentare l'uso pubblico. Se noi nelle città vogliamo portare l'acqua per irrigare le piante dopo aver fatto la riforestazione o la forestazione, questo uso diventa maggiore. Quindi in futuro non prevediamo una decrescita delle richieste dei fabbisogni idrici. E qua invece abbiamo l'uso, cioè gran parte delle risorse idriche vengono prese dalle fonti superficiali, laghi e corsi d'acqua, mentre una parte minore dai pozzi. Questo per quale motivo?
sicuramente c'è anche una convenienza economica a prendere l'acqua per gravità e non pomparla sotto il sole spendendo energia elettrica, e questo è un problema che diventa anche importante per il futuro. Ma c'è anche il discorso che facevo prima, che in termini di volume l'acqua nel sottosuolo è maggiore di quella superficiale, ma la disponibilità in realtà è molto grande anche nelle fonti superficiali. E qui ogni tanto metto una fotografia anche per insomma attenuare un po' l'esposizione tecnica. Ecco, questa è una foto che ho fatto quest'estate dal rifugio dei caduti dell'Adamello, e riguarda il ghiacciaio dell'Adamello, il più grande d'Italia. Ora, il cambiamento climatico, ecco, cioè, esiste. Siamo in una fase di riscaldamento globale. Il ritiro dei ghiacciai è la prova più evidente, anzi per me è la principale delle prove, perché uno può scientificamente mettere in discussione anche come misuriamo la temperatura e tante altre cose, ma che i ghiacciai dal 1875 a oggi si stanno ritirando, questo è fuori discussione. Perché vi ho messo questa foto dei ghiacciai? Perché il bacino del fiume Enza e la valle d'Enza è la parte un po' più grande del bacino idrografico del Po. Come funziona questa parte, il nostro versante appenninico? Noi abbiamo detto che abbiamo i corsi d'acqua che sono naturalmente in fase di magra estiva, e mentre noi siamo degli agricoltori da molto tempo, anzi siamo dei proventi agricoltori. Se quando dovendo avere disponibilità idrica durante il mese estivo, quando i corsi d'acqua sono in fase di magra, come abbiamo risolto storicamente il problema? Abbiamo utilizzato, diciamo, una condizione molto favorevole del bacino del fiume Po, che ci permette di avere acqua disponibile lungo il fiume Po per i forti afflussi che arrivano dalle Alpi durante l'estate. Perché i corsi d'acqua alpini, cioè nel periodo estivo, sono naturalmente in fase di piena. Uno, perché le precipitazioni sull'arco alpino, in certi anni soprattutto, sono abbondanti. E poi, storicamente, abbiamo avuto lo scioglimento dei ghiacciai. Quindi, noi, storicamente, abbiamo la prova dell'abbondanza dell'acqua estiva nella parte del versante alpino, e dopo si vede anche con le colture che si sono sviluppate, per esempio il riso intorno all'area di Novara, di Milano, di Vercelli. Noi abbiamo sempre usato le acque dell'arco alpino d'estate, prendendole dal Po e pompandole attraverso una serie di salti fino alla Vieniglia. La Valdenza è un po' sopra la Vieniglia, quindi rimane un po' esclusa, però in qualche modo, ecco, la nostra bassa pianura è sempre stata alimentata in questo modo. Allora, se il cambiamento climatico esiste e se ha un impatto sui ghiacciai, e in questo momento si vede questo impatto, cioè, il problema è che possiamo avere, l'abbiamo già visto in certi anni, scarsità idrica nel Po, perché quando non si ricaricano i ghiacciai durante l'inverno, nella fase estiva questi rilasciano poco. E se ci troviamo in condizioni di scarsità idrica nel Po, scarsità idrica naturale, come sempre stata, dei nostri corsi d'acqua, a quel punto, se vogliamo coltivare, noi dobbiamo prendere l'acqua da qualche parte, dov'è? E questa, e dove si prende? Questo è un sospetto forte che ho basato su qualche dato e spero di approfondire in futuro. L'impressione è che il sistema che sta soffrendo di più, oltre ai ghiacciai, è l'altra grande riserva, quella del sottosuolo. E le nostre falde freatiche si stanno impoverendo. E su questo tornerò quando parlerò di idrologia e di ecologia. Quindi, il cambiamento climatico esiste, e proprio per quello, la costruzione di invasi che prendano le acque di piena e le utilizzino d'estate diventa veramente importante. Stoccaggio idrico, questa è la figura del 2019, quando in primavera si parlava di condizione drammatica della diga dell'invaso di Ridracoli, mentre dopo una settimana, con un evento di precipitazione e una piccola piena, un invaso di 33 milioni di metri cubi si è riempito.
Poi se l'invaso di idranti è 33 milioni, non perché è stato posto una limitazione di tipo politico, è 33 milioni perché il serbatoio è quello. Costruendo una diga alta 100 metri, si forma un serbatoio naturale formato dai fianchi delle montagne di 33-34 milioni. Di più non ce ne sta, sarebbe meglio per i gestori della diga di Idracole avere un invaso più grande, ma non c'è. E quindi quando arriva più acqua di quella che può essere immagazzinata, abbiamo uno sfioro. Uno sfioro che ancora una volta anche dai giornali è stato proprio descritto come qualcosa di allarmante, ma non c'è nulla di allarmante. Questo è uno sfioro di un calcestruzzo, di una diga in calcestruzzo, c'è una bassa dissipazione, funziona benissimo, è una cosa anche bella da vedere. L'unica cosa drammatica, soprattutto per i gestori, è che qua vedono sfiorare dei milioni di euro. Perché chi non costruisce le dighe non si pone proprio il problema dell'utilizzo delle acque, chi le costruisce capisce quanto è importante disporre della risorsa idrica, poi diventa sensibile e piange quando non riesce a trattenerla. Anche questa è una cosa che si osserva. Il serbatoio diretto avrebbe proprio delle caratteristiche fondamentali, e quali sono le principali? Questa è la cosiddetta curva d'invaso, mi dice qual è il volume immagazzinabile in funzione dell'altezza di massima regolazione, semplificando dell'altezza della diga. Ora, vedete che con una diga di 80 metri, qualcosa in più, noi riusciremo teoricamente, non dico che bisogna far così, la decisione, ve l'ho già detto, non sarà di certo dei tecnici. Se, però questa qua è un atto inequivocabile. Se il serbatoio che si potrebbe formare a monte della stretta di vento potrebbe arrivare anche a 180, 190, quasi 200 milioni di metri cubi. Reidrato di 33 milioni, di più non si può, vento si può arrivare anche a 180, 190, anche 200 milioni di metri cubi. Si potrebbe. Questo è il primo punto. C'è o non c'è il serbatoio? Perché si costruisce la diga sul serbatoio? Perché così si limita la lunghezza e quindi anche il costo di costruzione. Quindi la condizione ideale è quella di avere una valle ampia che poi si restringe con una diga piccola e poco costosa, determina un grande serbatoio. Il secondo punto riguarda la disponibilità idrica. Posto che c'è il serbatoio, ma poi il serbatoio si riempie o rimane vuoto? D'accordo? Nel sud Italia sono state costruite delle opere importanti, delle dighe, per qualche anno non si sono mai riempite, quindi i costruttori hanno preso molte critiche, avete fatto delle dighe che non si riempiono mai, adesso si riempiono regolarmente, perché c'è una variazione nella piovosità, però la variazione da anno a anno è una cosa, ci sono dei periodi cosiddetti di Noè dove piove molto e dei periodi di Giuseppe dove piove poco. Ma se noi consideriamo un orizzonte temporale lungo, questi sono 100 anni di osservazione, dal 1917 al 2021, si potrebbe estendere fino al 2023. Se, considerando questi 100 anni di osservazione, vedendo cosa sarebbe successo nel bacino dell'Enza se ci fosse stata la diga, noi vediamo che la disponibilità per riempire anche un grosso invaso ci sarebbe stato. Vi darò i numeri due. Quello che mi preme però adesso rimarcare è che quello che vi sto dicendo non è un'opinione, può essere considerata o non considerata, questo non è un problema sotto il mio controllo, però quello che vi sto dicendo è basato su dati osservabili, pubblicati, ufficiali e su analisi scientifiche ripetibili da chiunque. Quello che adesso non entra nei particolari, però l'analisi che abbiamo svolta come formulata, si considera la topografia dell'invaso, quindi la forma del serbatoio, si considera quella che è l'ingresso dovuto alle precipitazioni sul bacino contribuente al serbatoio e quella che è la domanda, considerando gli usi pubblici, considerando il deflusso minimo vitale, considerando l'uso industriale, considerando l'uso irriguo, l'uso indiretto, tutti gli usi possibili e immaginabili. Ora,
qua vado nella direzione della domanda posta, cioè quanto deve essere alto, grande il serbatoio. Se noi svolgiamo l'analisi classica che si svolge in costruzioni idrauliche, quindi si considerano gli ingressi dovuti alle precipitazioni e le uscite dovute ai fabbisogni, alle richieste, considerando un bacino irriguo di 26.000 ettari, che secondo me potrebbe essere ragionevole, tenuto conto che questa sarebbe acqua di ottima qualità. Quindi, oltre al problema della quantità scarsa in certi anni, nel Po risolverebbe un altro problema sul quale tornerò dopo, cioè quello della qualità. La qualità dell'acqua di Vento non è certo confrontabile con la qualità dell'acqua del Po. E questo ci sono dei riscontri oggettivi che io imparo dai miei amici agricoltori. Ce l'hanno riportato spesso questa considerazione. Cioè, anche gli animali che sono difficilmente influenzabili riescono a fare una differenza tra l'acqua irrigua e l'acqua, diciamo, dell'alimentazione animale buona e quella meno buona. Poche volte che Lenza poteva portare acqua in quell'estivo dove si era chiaro con una qualità dell'acqua molto superiore, avere quindi un foraggio decisamente migliore. Ecco, allora qua io non credo che sia il caso, non riuscirei neanche a entrare nei dettagli tecnici di questa analisi, però vi dico che il principio è questo: si considerano i 100 anni di osservazione e si considerano tutti i casi possibili e si arriva a quella che si chiama la richiesta tipica e l'ingresso tipico nell'invaso. E si ottiene un ciclo tipico, vedete, partiamo all'istante zero, primo gennaio, con circa 80 milioni di metri cubi, si sale qua, non si sale di più, deve essere sfiorata l'acqua, perché deve essere mantenuto un volume per il controllo delle piene, questo è importante. Se io ho un serbatoio da 130 milioni di metri cubi, 100 sono per l'uso, 30 per il controllo delle piene. Se io ho disponibilità di acqua e ho un invaso da 130, i 30 milioni per il controllo delle piene devo lasciarli liberi, perché abbiamo visto che le piene arrivano tipicamente a novembre, ma possono arrivare anche a gennaio, possono arrivare anche a giugno. Quindi se io vado a riempire quei 30 milioni che sono per il controllo delle piene, se mi arriva la piena non li ho disponibili per la mitigazione del rischio alluvionale a valle. Quindi a un certo punto, anche se c'è la disponibilità idrica, sfioro e poi ho comunque acqua a sufficienza per arrivare nei mesi estivi con un invaso vuoto, ma poi si riempie e torna allo stesso punto di partenza, perché questo deve essere un ciclo di regolazione tipico che si ripete. Con questo calcolo, analisi classica, fatta bene, il volume che risulta come volume da assegnare al serbatoio, e ve lo ripeto l'ultima volta, dipende da come è fatto il serbatoio, da quello che entra e da quello che esce, risulta 155 milioni di metri cubi, compresi i 30 milioni per il controllo delle piene. Non sto dicendo, lo dico un'altra volta, che questo è il volume che deve essere considerato, questo è il volume che è stato fuori da questa analisi tecnico-scientifica. Se eseguiamo un'analisi, ecco, questa è la disponibilità media annuale. Ci sono degli anni dove piove tanto, degli anni dove piove meno, ma mediamente su 100 anni di osservazione, che è già un periodo ben rappresentativo, noi abbiamo che dalla sezione di Vento del fiume Enza transitano ogni anno 280 milioni di metri cubi. E quindi è una riserva idrica notevole. Affatto banale, Ridacoli ha una riserva idrica molto inferiore, anche perché sottende un bacino idrografico con un'area di ricarica più piccola. Ecco, qua ci sono altri dati, ci sono anche dati economici, perché la seconda analisi, la prima analisi era un'analisi basata sulle grandezze, sui flussi entranti e uscenti sul serbatoio. Questa seconda analisi, più sofisticata, è un'analisi invece costi-benefici,
cioè quando io devo prendere delle decisioni, o devo essere di supporto per i decisori, quello che devo fare è considerare due metodi. Il primo è il metodo scientifico, cioè un metodo che si basa sulle evidenze, sulla ripetibilità delle analisi. La seconda analisi è l'analisi costi-benefici, perché anche prima si è detto che siamo in un periodo di ristrettezza economica. Siamo sempre stati, cioè è difficile avere un periodo dove si dice ho abbondanza economica, posso fare quello che voglio. Ma la cosa più importante è questa, che è vero che la diga costa, quando uno dice vabbè ma chi paga? Ma non è solo il costo, se io guardo solo il costo non farò mai niente nel mio sviluppo, devo guardare il costo e anche il beneficio. E allora ho due linee qua, la linea dei costi annuali, considerando un tasso di interesse, se ricordo bene, del 5%, è un periodo di ammortamento della diga di 25 anni. Ogni anno ho un costo che dipende con l'altezza della diga e può essere di diversi milioni di euro, ma ogni anno ho anche un beneficio economico che è molto superiore. Normalmente queste due curve hanno un punto di intersezione, nel cosiddetto break-even point, dove che mi dice dove l'investimento è vantaggioso, dove l'investimento non è vantaggioso. Qua è vantaggioso in ogni caso, è sempre vantaggioso, ma il massimo vantaggio economico si ha per un invaso di 189 milioni di metri cubi. Questo è quello che risulta sempre dall'analisi. Perché si arriva a quell'invaso? Perché a un certo punto il serbatoio ha la dimensione limitata, ma soprattutto l'ingresso comincia a essere limitato. Se io avessi un ingresso ogni anno di 50 milioni di metri cubi, è chiaro che potrei costruire anche una diga con un invaso di 200 milioni di metri cubi, ma oltre 50 milioni non ci arrivo, quindi arrivo a utilizzare quel volume. Questo è il risultato dell'analisi costi-benefici che è fatta da un idrologo che conosce bene i processi idrologici, un po' peggio i processi economici, però servono tutti e due per questa analisi, perché va attribuito un costo che non è solo un prezzo, è un valore economico ad ogni riserva idrica, a ogni uso idrico, compreso gli usi ecologici. Anche questi si riesce a quantificare qual è il valore. Ecco, questa è un'analisi costi-benefici pubblica. Le analisi costi-benefici possono essere private o pubbliche. Private sono quelle fatte da una compagnia privata che dice voglio fare un investimento, vedi il costo privato e l'utile privato. Pubblica è un'analisi costi-benefici dove i costi sono sostenuti dai cittadini, ma anche i benefici sono per i cittadini, quindi riguardano tutti gli aspetti, anche la qualità della vita. Questa signora, l'ho conosciuta da poco nelle mie ricerche, è un ingegnere americano vissuto tra il 1844 e il 1926 in California, è stata il primo scienziato che ha avuto l'intuizione di utilizzare i serbatoi anche per il controllo delle pieghe. I serbatoi tradizionalmente si usano per la riserva. Lei ha brevettato l'uso dei serbatoi anche per mitigare i fenomeni di piena. Questo è il caso che veniva richiamato, il caso della provincia di Parma. Non entro nei dettagli, però voglio farvi vedere che i serbatoi possono essere montani, questo è il serbatoio di Ridracoli, o possono essere anche delle casse di espansione pedemontane. Oppure, adesso si parla, ma io dico poco tempo a quelli, anche di piccoli invasi collinari o addirittura vallini. Ai fini del controllo delle piene, l'efficacia maggiore ce l'hanno i grandi serbatoi montani. Le casse di espansione possono essere utili, ma sono soprattutto utili se vengono ben dimensionate. E la tendenza invece è quella a fare di dimensioni ridotte per mille motivi, compresi anche i vincoli territoriali. In questo caso lo studio era a Parma, abbiamo una situazione abbastanza interessante dal punto di vista anche di studio, perché ci sono due corsi d'acqua che si uniscono a Parma. Sul Parma c'è già una cassa questa
d'espansione Marano o Mariano, credo che sia, e è in costruzione una cassa a Casale. Allora, lo studio verteva sulla domanda: questa cassa è l'unica opera possibile o si può costruire un serbatoio montano più a monte? E l'analisi ha rivelato che dal punto di vista del controllo delle piene, quindi sicurezza di Parma, un invaso montano a monte è ugualmente efficace rispetto a una cassa a valle che controlla un territorio maggiore, e in aggiunta avrebbe la possibilità di avere molti altri scopi, quindi altri vantaggi. La cassa di espansione che problema ha rispetto al serbatoio montano di grandi dimensioni? Se la cassa è per il controllo delle piene, deve rimanere pronta per essere utilizzata durante una piena. Viene messa in crisi quando arrivano due eventi di piena consecutivi, il primo riempie e l'altro trova la cassa piena. Se qualcuno parla di utilizzare le casse di espansione con gli argini per l'immagazzinamento, ma non è fattibile questa cosa per due motivi. Gli argini, con un carico permanente nel tempo, cedono, crollano, a meno che non siano argini speciali, ma non li voglio vedere questi argini speciali. Il secondo motivo è che proprio il fatto che con un invaso di piccole dimensioni, come può essere quella di una cassa di espansione, quella del Panaro, la più grande è 24 milioni di metri cubi, o con un invaso montano piccolo, anche 20-30 milioni di metri cubi, lì io devo fare una scelta, non posso svolgere contemporaneamente le due funzioni. Cioè, arrivato a maggio devo scegliere se tenere l'invaso pieno oppure se tenerlo vuoto. Se lo tengo vuoto, sono sicuro di essere pronto nel caso di rinnovo della piena. Se lo tengo pieno, sono sicuro di dare un contributo alla scarsità estiva. Ma tutte e due le funzioni le posso fare solo se l'invaso è di grandi dimensioni. Ecco, questo è il Baganza, un'altra foto. Uno dice, ma il Baganza, ma è un corso d'acqua, è una foto durante l'estate, però questo corso d'acqua riesce a riempire un invaso di 60 milioni di cubi? Guardate quanto è grande l'albero. Questo indica, anche con un'analisi visiva, che questo corso d'acqua per gran parte del tempo è un ruscello, un piccolo torrente, ma quando va in piena occupa una sezione e produce un afflusso molto, molto elevato. Questo è il funzionamento delle casse di espansione. Prima mi era stata fatta qualche domanda, però non credo che sia il tema principale. Se volete rispondo su questo anche magari alla fine. A Parma c'era un problema molto interessante, perché questo ve lo dico come curiosità, perché mi è stato detto, ma com'è possibile che un invaso che controlla un bacino da 80 km quadrati abbia la stessa efficacia di un invaso che sottende un'area di 160? E il motivo è basato sui tempi di transito delle piene. Se io metto un serbatoio qui, praticamente questo bacino viene isolato, questo è più piccolo, e l'onda di piena che arriva a Parma dal Baganza, con il serbatoio da Marano, arriva prima di quella del Parma. Quindi arrivano, ma con due tempi diversi. Se invece le onde arrivano in fase, si ha quella che in fisica si chiama una interferenza costruttiva. Due onde si possono sommare oppure si possono distruggere. Quindi, insomma, l'idraulica è una materia che è sulla bocca di tutti, quasi come la nazionale di calcio, però non è una materia facile. Quindi va bene parlare, condividere gli aspetti, però le analisi idrologiche e idrauliche sono per certi aspetti anche molto complicate. Qua sono volo, ecco. Cioè, le casse di espansione vedete, cioè, dipende dall'evento, cioè, abbiamo una fascia di durate dove la cassa di espansione, soprattutto se non è grande, ha qualche problema, è meno robusta rispetto a un serbatoio di grande dimensione. Ecco qua, e questo ci tengo invece a illustrare un attimo, perché sempre parlando di controllo delle piene, serbatoi montani, casse di espansione,
La cosa sicuramente importante da ricordare è che non sono interventi risolutivi. La tendenza è quella a dire: ho costruito la cassa, ho costruito il serbatoio, sono a posto con le pene. Assolutamente non è così. Quello che è molto importante, e questo è l'altro sofferente nei sistemi idrologici parlando di pene, è il corso d'acqua. Cioè, a valle del serbatoio io devo mantenere comunque un corso d'acqua in condizioni di smaltire le piene. Se io rilasso la mia attenzione rispetto ai corsi d'acqua perché faccio affidamento sul fatto che c'è un serbatoio a monte, vado incontro a dei problemi. Qua vedo gli amici di Modena che ne sanno qualcosa di questo, perché hanno avuto due alluvioni su due corsi d'acqua dove le casse erano presenti. La sicurezza idraulica del territorio ha tre punti fondamentali: interventi, cioè dobbiamo fare degli interventi, arginature, serbatoi, eccetera, e devono essere interventi efficienti, perché fare interventi è abbastanza facile, farli interventi siano efficaci, cioè meglio efficaci, non è così banale. Il secondo punto è la manutenzione. Se noi abbandoniamo i corsi d'acqua loro stessi e facciamo in modo che si riempiano i sedimenti di vegetazione invasiva, perdiamo la capacità di smaltimento e quindi, anche avendo costruito dei serbatoi per il controllo delle piene, rimane il problema del rischio idraulico. E poi la terza fase è quella della gestione dell'emergenza, ma questa dovrebbe essere una fase particolare che si ha solo quando si hanno degli eventi d'atteso, degli eventi che sono sopra la capacità di progetto. Qua è una bella simulazione di come funziona un argine, però ecco, la uso solo per dirvi che in questo caso parliamo di invaso a vento e in ogni caso non ci sarebbero le arginature, quindi questo possiamo anche saltarlo. Ecco, mentre questa è forse interessante, questa è una simulazione sui modelli di cui oggi disponiamo per simulare le onde di inondazione che si hanno nel caso si abbia un'esondazione di un corso d'acqua. Siamo in grado di definire proprio come si muovono le acque proprio a livello di precisione e di proprietà. Ora, sullo stoccaggio energetico cerco di essere molto, molto breve. Sappiamo che l'energia idroelettrica, lo sfruttamento dell'energia idroelettrica è probabilmente la forma più nobile e più pulita di sfruttamento di quale energia? Dell'energia solare, perché è il sole che mi porta le gocce d'acqua dal livello del mare fino a 12.000 metri d'atmosfera e poi sui monti, dove per caduta le acque vengono sfruttate per tanti scopi e anche per l'idroelettrico. Quello che è interessante anche per il futuro è lo stoccaggio idroelettrico. Cosa significa? Significa che guardando il futuro, se avremo lo sviluppo di energia nucleare in certi paesi, di energia solare o eolica anche nel nostro paese, queste fonti sono fonti che danno energia in certi momenti. Il nucleare funziona in modo costante e quindi non è variabile, mentre queste sono intermittenti e imprevedibili. Sole e vento ci sono quando ci sono e riusciamo anche scarsamente a prevedere quando ci sono. Quindi stiamo diventando un po' tutti quelli che si chiamano adesso dei prosumers, cioè dei produttori e consumatori, perché abbiamo certi momenti in cui la domanda è maggiore della produzione elettrica e certi momenti in cui capita il contrario. Allora in questi casi si pone il problema di dove mettere l'energia quando ce n'è in abbondanza per utilizzarla, quindi è lo stesso problema che si ha con lo stoccaggio idrico anche per lo stoccaggio energetico. Di grandi batterie se ne parla, ma ci saluto. Delle celle all'idrogeno se ne parla tanto, ma hanno rendimenti bassi. Tradizionalmente quello che si fa è utilizzare, qua la figura è piccola, forse è proprio più grande, due serbatoi in cascata, dove in fase di produzione noi facciamo scendere l'acqua dal serbatoio più alto al serbatoio più basso e produciamo energia elettrica. La stessa turbina in 5 minuti
può cambiare il funzionamento e diventare una pompa per portare l'acqua dal basso verso l'alto. È chiaro che in questo processo perdo energia, ma se noi generiamo quando l'energia costa tanto e immagazziniamo quando l'energia costa poco, abbiamo un grosso vantaggio economico. E qua avevo fatto delle prove e questo lucido vi fa vedere che la produzione di energia idroelettrica per gli appassionati di concentrazione di CO2 nell'atmosfera è quella che ha l'impatto minore, anche meno dell'energia eolica. E di gran lunga minore, quindi l'energia idroelettrica proprio come impatto sull'ambiente è quella sicuramente preferibile. Ecco, questo è l'impianto al Nord del Ras, dove sono stati investiti, se dunque se cerco di dire la cifra giusta, credo 2.000 milioni di euro per costruire un impianto. Questa è la galleria, è la galleria che porta acqua dal serbatoio più grande al serbatoio più piccolo, e dal serbatoio più alto al serbatoio più basso. Solo non mi dilungo perché siamo, cioè, non è una cosa tra quelle più importanti, però andando su e giù l'acqua perde energia. Voi vedete questa condotta che collega i due serbatoi, è perfettamente lisciata. Dai miei calcoli, se noi abbiamo una scabrezza, cioè una asperità di parete di un millimetro o di 2 millimetri, questo mi fa una differenza di 2-3 milioni di utili all'anno. Quindi, sì, beh, l'hanno costruita veramente questa, ultimata credo l'anno scorso, è una galleria, la vedete com'è adesso? Adesso è praticamente anche l'impatto sull'ambiente, e siamo in Svizzera, quindi attentissimi all'ambiente, c'è una galleria che porta nella centrale, che è nel cuore della montagna, di 17 chilometri, e insomma in Italia li andate a vedere come volete, però questa è un'opera realizzata, è un'opera che servirà molto in futuro. Ecologia, aspetti ecologici, il primo, a Reggio Emilia, questo riguarda l'abitato di Reggio Emilia, questo lo mostro anche per, diciamo, come per dare un merito all'ente che gestisce le acque nella nostra provincia. Cioè IRE mette a disposizione pubblica un portale dove noi possiamo vedere nel sito dove abitiamo, in ogni sito, qual è la qualità dell'acqua che beviamo. A Reggio Emilia io per 2 anni ho bevuto l'acqua del rubinetto, ero tutto contento, perché non avevo meno da praticare per andare a prendere l'acqua. E poi adesso bevo l'acqua Fiuggi. Ma è noto una grossa differenza. Quindi non voglio fare l'acqua del rubinetto, è perfettamente potabile. L'acqua Fiuggi forse non dovevo fare pubblicità, però io la trovo molto buona. Fatto sta che noi ci beviamo 26 mg per litro di nitrati. Questo viene fuori la pendina che salta fuori dal sito dell'IRE. Possono essere prodotti in natura dai processi ossidativi dello ione ammonio oppure da fenomeni conseguenti all'uso di fertilizzanti in agricoltura o da scarichi industriali. Concentrazioni elevate possono dare effetti indesiderati sulla natura. Questo è un sito pubblico, quindi non aggiungo nulla. Se voi andate a Ventora Miseto, a Sant'Ilario credo che siate a 8 mg per litro. A Ramiseto, a Vento, siamo a 1 mg per litro, quindi 1 mg per litro è quello che troviamo anche in quest'acqua. Cioè la qualità dell'acqua di Vento è paragonabile all'acqua della bottiglia, chiaro? Quindi questa è una cosa che secondo me va tenuta presente, perché ha un impatto anche sulla salute pubblica, perché insomma avere, io bevo tanta acqua, quindi bevendo 2 litri o 3 litri di acqua al giorno, 26 per 3 fa un numero che non va bene tanto bene. Questa è la cosa più originale e secondo me più importante. E questo schema vi dice come funziona
l'immagazzinamento nelle falde freatiche e l'interazione con i corpi idrici superficiali, in particolare con i corsi d'acqua. Cos'è una falda? Questo è un secchiello di sabbia, voi versate dell'acqua, si accumula sul fondo, vedete qua, sul fondo si ha una zona satura che è la falda freatica. La falda freatica, se abbiamo una valle, si connette al livello dell'acqua nel corso d'acqua. Questo in condizioni di mare. Durante la piena questo livello si alza velocemente e il corso d'acqua carica la falda, ma in condizioni normali è la falda che carica il corso d'acqua. In ogni caso avete questa relazione idrologica fra gli acquiferi sotterranei e i corpi idrici superficiali. Se noi siamo ad agosto, nell'Ezza, l'acqua che vediamo ad agosto, da dove arriva? Sarebbe importante pensare che arriva da monte, in realtà arriva dalla ricarica laterale delle falde. Se noi, ecco, questo è ancora più dettagliato, vedete la falda sotterranea, il sistema superficiale, l'interazione fra i due. Chiaro? Se noi prendiamo acqua attraverso l'emungimento delle falde con dei pozzi, abbassiamo localmente il livello della falda come cono e, se questo è un processo diffuso, abbassiamo il livello della falda. Quindi impoverire le falde freatiche ha una serie di conseguenze: minore disponibilità, costi maggiori di energia per estrarre le acque, ma soprattutto minore disponibilità di acqua nei corsi idrici, nei corpi idrici superficiali. Se io impoverisco le acque sotterranee, impoverisco anche gli habitat acquatici, soprattutto nei momenti di carenza idrica, ovvero d'estate. Quando un habitat acquatico è minacciato dalla scarsità idrica, perde la sua vitalità, ma perde anche la capacità di autodepurare le sostanze inquinanti che possono essere causate dall'uomo o possono essere anche naturali. Quindi per la qualità ambientale in generale è fondamentale mantenere le falde freatiche in una buona condizione. Ora, se, ritornando un tono indietro, però, se noi in estate, in Valdenza, abbiamo scarsità idrica dell'Enza e della cosa più normale, abbiamo scarsità idrica nel Po, e perché è dovuta anche a fenomeni nuovi, e dobbiamo utilizzare l'acqua per quanto possiamo, alla fine andiamo a impoverire le falde freatiche e questo produce un grave danno non solo alle falde come riserva, ma anche agli habitat acquatici, quindi un danno proprio ambientale. Questo è un altro danno ambientale, perché mi piace anche cercare di trasmettere che quello che facciamo qua a Reggio Emilia può avere delle implicazioni anche molto lontano. Questo è un articolo importantissimo, pubblicato su NASC, una rivista molto importante, dove fa vedere che le isole Henderson, che sono nel Pacifico, in un punto remoto, dovrebbe essere una delle zone più naturali del pianeta Terra. E così è all'interno, perché là in mezzo all'Oceano Pacifico la costa si presenta in questo modo. Voi avete che la produzione di plastica, naturalmente non solo la Reggio Emilia, c'è chi fa anche di peggio, però dei paesi sviluppati, produce la contaminazione anche di angoli remoti del pianeta. E questa è la cosa che non va bene. Allora, anche lì, ci sono diversi modi per contrastare questi fenomeni, ma sicuramente avere nei nostri rubinetti un'acqua di qualità confrontabile con l'acqua in bottiglia, quella che in California avevo visto nell'hotel dove ero andato, mi avevano chiamato bottle quality drinking water, cioè mi dicevano che se tu bevi l'acqua del rubinetto hai la stessa qualità dell'acqua in bottiglia. Beh, insomma, sarebbe un vantaggio per la nostra salute, ma anche ci darebbe, secondo me, dei vantaggi anche a livello globale, in senso ambientale. Sicurezza. Allora, nel 1928 il signor ingegnere, professore Ettore Scimeni, famoso in tutto il mondo,
faceva pochi giri di parole, pubblicava questo libro che fa parte della mia biblioteca, chiamato Dighe. E insomma, nel 1928 noi sapevamo costruire dighe, le costruiamo in Italia e nel mondo. Se una diga, se è ben dimensionata, ben mantenuta e ben monitorata, è una struttura stabile che non crolla. Quindi il problema del rischio di crollo della diga è un problema che emerge nel momento in cui io sbaglio il progetto, e non si vede perché dobbiamo sbagliare il progetto se ero anche capace nel 1928, oppure trascuro, non faccio manutenzione, trascuro la diga, oppure non ho i sistemi di monitoraggio adeguati. Anche qua bisognerebbe fare una serata a parte, però il caso del Bayonne, che è un caso studiato in tutti i testi, è un caso dove ci sono stati commessi degli errori umani, non solo tecnici, ma è un caso che non si ripete oggi. Per quale motivo? Perché non si può escludere che una frana inattesa si scateni su un impianto, però si può escludere al 100%, non al 99%, al 100% che questa frana si scateni come un fulmine a ciel sereno. Da sempre degli avvisi ripetuti nel tempo. Quindi, con i sistemi di monitoraggio che abbiamo oggi, come ci sono tutte le dighe, comprese le baraccoli, noi avvertiamo degli spostamenti millimetrici e quindi siamo in grado di prevedere, come era stato visto anche nel Bayonne, però nel Bayonne gli avvisati sono stati ignorati. Ma oggi noi siamo in grado di prevedere se una frana si sta per scatenare e provvedere in tempi adeguati. Altri fenomeni tipo l'interrimento, qua non entro nei particolari, però ci sono sempre stati. In questa pagina nel 1928 Ettore Scimeni insegnava come si fa a gestire i sedimenti in un impaccio. Qua mi sembra che mi sto dilungando, quindi forse non so se vi interessa questa cosa, però è una cosa abbastanza importante. Quando io parlo di protezione, è abbastanza importante questo, perché ancora oggi, anche tra i miei amici che sono tutti super laureati e anche con delle ottime, diciamo, professionalità, mi trovo a discutere soprattutto sul controllo delle piene e sui benefici per la collettività. C'è chi mi dice, ma perché io devo occuparmi dei danni delle piene in altre regioni? Ma perché non ci assicuriamo tutti, tanto non si possono controllare i fenomeni? Insomma, le costruzioni idrauliche sono molto chiare a proposito. Noi dobbiamo cercare il livello di protezione ottimale. Cioè, qua si parla di arginature, ma potremmo parlare di serbatoi, potremmo parlare di tutte le opere di controllo delle piene. Se noi ci proteggiamo poco, spendiamo poco per gli interventi di protezione, ma ci dobbiamo attendere dei danni annuali alti. I danni non arrivano tutti gli anni, arrivano una volta ogni 50 anni, ogni 100 anni, ma quando arrivano, arrivano. In Romagna abbiamo 10 miliardi di danni, 8 e mezzo quelli che sono. La stima dei danni è una scienza imprecisa, comunque l'ordine di grandezza è quello. Se ci proteggiamo tanto, costruendo delle opere enormi di difesa, spendiamo moltissimo delle opere di protezione e ci dobbiamo attendere pochi danni. Allora noi abbiamo la curva dei costi di protezione che esistono, che aumenta con il livello di protezione che noi vogliamo ottenere. Abbiamo la curva dei danni che diminuisce con i costi di protezione, più mi proteggo meno danni ho. Questi costi sono sostenuti dai cittadini, dalla collettività. Questi altri sono sempre sostenuti dalla collettività e quindi la collettività sostiene la somma dei costi e la somma ha un minimo e noi dobbiamo cercare questo livello di protezione, che è il costo di protezione, di mitigazione ottimale degli eventi alluvionali. In questo momento noi in Italia siamo qui. Abbiamo un livello di protezione inferiore a quello dovuto e quello che peggio spendiamo di più per avere questo livello di protezione più basso. Perché? Perché i danni quando arrivano sono rilevanti.
Questo, questi sono dati ufficiali, 1990-2010, danni per alluvione e frane, questi sono i danni reclamati annuali, 3.000 milioni di euro, danni riparati e interventi preventivi. Vedete che questa barra dovrebbe essere alta come questa, in realtà questa è un ottavo di quell'altra. Non sa fare deriva. Come? Non sa fare deriva. Allora, riflessioni conclusive, siamo alla fine. Rilevanza. Per me una cosa da considerare fra molte due ricerche, perché quello che vi ho dato è una sensazione che ho anche scalando montagne e andando su ghiacciai e parlando con le guide alpine, che insomma hanno una memoria lunga e vedono le cose in modo inequivocabile. Il riscaldamento globale impone misure di adattamento al fine di salvaguardare gli ecosistemi, riducendo siccità, alluvioni, onde di calore e consumo energetici ingiustificati. Io credo di aver toccato tutti i punti, sebbene in modo sintetico, naturalmente. Stoccaggio idrico, ecco, dalla parte appenninica, noi abbiamo riserva idrica abbondante, ma sostanzialmente nel momento sbagliato. E in autunno ci serve l'estate. In questo caso è utile, se non necessario, stoccare. Controllo delle piene, ve l'ho detto, può essere esercitato con dei serbatoi solo se questi hanno grande dimensione. Se hanno piccola dimensione non devo fare delle scelte, o riserva o controllo delle piene. Stoccaggio energetico, questo in prospettiva futura può essere realizzato con due serbatoi in cascata, è stato nominato prima, che è il primo progetto pesante del 1860, era passato tutto. Quello che so io, cioè in sala magari ci sono persone che sono più esperte nella storia dell'invaso diretto. È passato tutto l'Università di Roma a Sapienza all'inizio del Novecento, che aveva proposto due invasi. Quindi quando stiamo parlando dell'invaso a letto oppure dello stretto delle Gazze, l'Università della Sapienza aveva detto di fare tutti e due. Ed è possibile fare tutti e due. Così come rispondendo a una cosa che mi è stata richiesta prima, costruire un invaso quando a valle c'è una cassa d'espansione non è uno spreco, cioè, la cassa d'espansione, ve l'ho detto, ha una sua funzione, però è una funzione che può essere sicuramente aiutata in modo utile dalla costruzione di un ulteriore invaso di monte. Non è assolutamente ridondante questa cosa. Ecologie, ecco, in modo sintetico, io credo che l'utilizzo delle acque di piene autunnali, che altrimenti sarebbero rilasciate al mare senza nessun utilizzo, è quello che soprattutto mi serve per tanti motivi che sappiamo tutti, ma mi serve anche per salvaguardare le risorse idriche sotterranee che hanno delle implicazioni enormi sugli ecosistemi acquatici. Quindi costruire un invaso di vento di grande dimensione, per quello che mi parere, è un modo per salvaguardare la qualità ambientale della Valdezza. Sicurezza, ecco, le dighe sono strutture stabili, se ben progettate, non sono come gli argi o le fognature. Una fognatura ben progettata ogni 5 anni va in collasso, perché è sempre una questione dei costi e benefici. Quindi una fognatura ben progettata ogni 5 anni non funziona. Se volete una fognatura che vada in crisi una volta ogni 100 anni, gli ingegneri idraulici sono contenti, la fanno più grande e guadagnano anche di più, ma non è quello che è la condizione ottimale per la società. Una diga deve essere dimensionata per degli eventi con tempi di ritorno di 3.000 anni, quindi sono eventi enormi che noi in idrologia, non vi dico come, ma riusciamo a calcolare, e cioè, sono eventi. È un livello di sicurezza che ci porta a dire che le dighe non devono e non collassano se sono costruite bene. Ecco, in Italia, peraltro, l'ultima cosa che dico, di dighe collassate, per quello che so io, il numero è zero, perché ci sono stati dei disastri per dei crolli di sbarramenti. Per esempio Stava, ecco, com'è? Stava, cioè, però quella non era classificata come diga perché era un invaso con un volume inferiore a 1 milione di metri cubi. Questo anche per dire che se
è un'altra riflessione che condivido con voi. Se collassa un'opera di sbarramento di 1 milione di metri cubi, che è piccola, cioè produce un danno enorme alla popolazione, tanto come un, forse meno, però è un evento che va evitato. Così se abbiamo una grande diga, la grande diga non deve collassare. Quindi grande o piccola, non è che facendo le 30 milioni sono più sicuro rispetto a una diga che sottende un invaso di 150. Non, tutte e due non devono collassare. E abbiamo gli strumenti per fare in modo che questo non succeda. Vi risparmio perché sono stato rimproverato da mia moglie che oggi non è venuta. Avevo la parte più culturale, ma questa ve la risparmio. Sì, però metodo scientifico, Galileo, è un film russo che ci spiega tante cose sul rapporto arte-scienza e la soluzione dei problemi della società. Per chi lo vuole vedere, non so se qualcuno l'ha mai visto. Un film eccezionale. Bravissimo. Conferma che è un gran giunto. Bellissimo. Mi fermo qua perché... Ecco, qua invece ringrazio i miei collaboratori e i miei determinati sostenitori.